Devo dire la nostra Genos ed è sempre qualcosa di terribile da dire. Ci eravamo fermati qui dove abbiamo sterminato Snowdin e basta. Questa è una scatola. Ah, pensavo dicesse solo una scatola. Non mi ricordo più tanto bene il gioco. Comunque, sì, dobbiamo continuare ad ammazzarli tutti. Perché vado di qua? Aspetta un secondo, ho saltato una roba. Vabbè, i fiori non li guardiamo perché tanto li ho già fatto nella Pacifist, nella Genos. Sai dove mi metto qua a perdere tempo? Qua c'è qualcosa, lo so. Benissimo. Adesso abbiamo anche il tutù. Come si equipaggia? Giusto. Equipaggia. Tu fatto. Ora. Lo so, non è una bella cosa fare la Genosai. E adesso. Ah, sì, abbiamo capito perché è vero. Non se ne accorta? Si è buggato il gioco o. Ah no. Sì, se ne accorta. Se ne è accorta in modo. Non me la ricordavo così bardata pesantemente. Beh, siamo in Genos e non so dove finisca quella lancia dopo. O mi prendi in testa oppure te la risparo. Ok, ora se ne scompare. È inquietante quando scompare nell'oscurità, veramente. Non so, sembra che abbia un potere quasi mistico. E tu? Sei? L'hai vista come ti stava fissando? Quel. Era fantastico! Io sono così geloso. Ah. Era lì ad aspettare per sempre finché tu non. Avanti. Andiamo a vedere come batte qualche brutta persona. E inciampa. Come gli dico che sono un genocida? 18. Chi ha 18? No, le waterfall fanno paura questa musica qua. Non pensavo fosse così. Avete visto. Un secondo, avete visto. Ah, già, ho sbagliato io. Avete visto quando è comparso uno? È venuto fuori la faccina sorridente. Mi sa che sta per dire tipo ho un altro da ammazzare. Sadica come cosa. Madò. Non riesco a coordinarmi con questi pugnetti qua. Boh. Piano. Oh. Mi ha preso in pieno. Vediamo. Ah, ci sono riuscito. Sono più forti questi qui. Già, fanno paura, meglio andare avanti. No, non farmo qui, farmo più avanti. Qua è pieno di fiori blu. Se non sbaglio. Ecco qua c'era Sesma. Washua. Ok. Ma no, sei gentile. Con una saponetta mi vuoi fare fuori. Abbiamo trovato il modo per schivare tutti. Perché ogni volta mi. Non sono abituato a. Cos'è che sto. Ah, il guanto, vero? Boh, non sono abituato al guanto. Qui c'era. Non c'era nulla, neanche prima. Non ci mettiamo a leggere. Però veramente. È inquietante che la. È inquietante la cosa. Inquietante. E qui. Indovina un po' chi troviamo. A coso. Il nostro personaggio. Vabbè, ma che me frega a me tanto. Tanto io ti ammazzo lo stesso. Andiamo avanti così. Non posso neanche dirvi. No, mi ha preso. Mi ha preso ancora. È quello che mi merito per aver fatto il genocida. Mi becca? No, non mi becca. Mancato. Sì, è abbastanza facile dopo che vai avanti così. Stava per prendermi. Piano. Ma se mi prende mentre sono in. Ah, è vero, ti evita apposta. Non avevo notato. Dai, non ti consiglio di farlo. Non ti consiglio. Ti faresti solo male. Però vorrei vedere una sfida tra un genocida e Undyne. Sì, come l'altra volta, vi ricordate, no? Prende qualcosa, è stato. Fortuna. Se n'è andata. Ma mi sarei divertito. Avanti, vieni fuori. Dimmi cosa hai visto. È stato cattivo? L'hai visto? Dimmi tutto. Undyne mi ha appena toccato. Non mi laverò la faccia più. Che schifo. Cavolo, sei così sfortunato. Se stavi un attimo un po' più a sinistra. Ma non preoccuparti. Sono sicuro che la vedremo di nuovo. Per fortuna che non era un po' più. Anzi, no. Se che sarebbe successo se ci avessimo presi? C'è un formaggio dentro un cristallo. Bello. 16 left. Aspetta, ho trovato un buon modo per farmare, ma non è qua. Qui c'era. Mi ricordo sta parte. Ah, c'era il genotaio, ma.
Non credo che si voglia far vedere in giro con me. Qua sotto. Qua si ferma bene, qua si ferma bene, si ferma bene. Ho notato invece che i fiori invece non è che parlano, ma dice sono stranamente silenziosi. Perché se c'è un genocida in giro, cosa ti fermi a ballare con i fiori? Sarebbe anche logico. Non ho finito di farmare, qui ci dovrebbe essere. Penso. Ah, come non detto. Perché? Chissà perché. Con un genocida in giro, meglio mai salutare la gente. Potrebbero essere loro. Ah, qui. Wow, l'ho shottata. È rimasta un po' contrariata, però, non credete? Non è ora di suonare pianoforte. Mi dispiace, ma avrei voluto, ma niente. Non so quanti ne ho fatti fuori, ma diciamo una decina. Sì, che qua non serve. Nemmeno qui. Non dobbiamo, dobbiamo accompagnarlo, vero? No? O sì? No, vabbè. Ehi, non puoi prendere un ombrello? E se ci passi, se vai avanti, verrei con te, eh? Andiamo. Allora, non ho mai visto uno che ha un coraggio simile, ossia camminare con un genocida in un tempo di pioggia, mai visto. Undyne è così forte. Batte le cattive persone e non perde mai. Lo so, l'ho detto male. Se fossi umano, bagnerei letto ogni notte, sapendo che un giorno dovrà sconfiggermi. Davvero? Credo che sia la rotta sbagliata. Dimmi tutto. Dunque, una volta avevamo un progetto di scuola dove dovevamo prenderci cura di un fiore. Il re, che lo chiamavamo Mr. Dremur, si è offerto di darci i suoi fiori. Ha finito di venire a scuola e insegnarci a proposito della responsabilità e robe varie. Mi ha fatto pensare, quanto figo sarebbe se uno venisse a scuola? Potrebbe sconfiggere tutti gli insegnanti. Sogno di ogni laureato. Forse non sconfiggerebbe gli insegnanti, giusto? È troppo forte per far male a una persona innocente. Io sono innocente, che cavolo, però vuole ammazzare. Ah no, come non detto. Stavo per dire. Pensavo di essere ancora in pace, visto invece fa bene a farmi fuori. Si è fermato. Ah, lì è il castello dove finiremo. Wow, che figo che è così. Andiamo avanti, qua ci sono gli ombrelli, non ho mai avuto un ombrello. Ah, qua mi serviva proprio il suo aiuto. Questo qua è troppo alto. Vuoi vedere Undyne, vero? Sali sulle mie spalle. Vado. Sì, con un'animazione strana. Cerca di essere un po' meno brusco, eh. Io troverò un altro modo per salire. Più da dopo e sbatte la faccia ogni volta, ma io voglio vedere. Il medico ci fa dei soldoni con lui. Oh, ha il cranio! Quanti? 9! Abbiamo dimezzato! Cioè, ma ha un cranio indistruttibile. Ha un cranio fatto di diamante, non si spacca mai! Vediamo un po' qui chi c'è. E se c'è la luce di qua e qua non c'è, chi può essere? Esatto! 2, 3. Ci manca solo la quarta. No, ho finito, ho perso il conto! È sotto! Pensavo fosse. Oh, mancato! Sembra di aver visto di lato, invece no, 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 troppo strano. Ok, ora. Sì. No. L'ho preso in pieno, non lo so. Spero non sia così. Che cavolo. Spero che non sia così difficile nella battaglia, spero, Sennò veramente io quante volte dovrei provarci. Via. Spara un 2-3 stella. E ho sbagliato anche ponte. Dove di qua? O giù? Andiamo di qua. Non so se ho sbagliato. Col cavolo che mi prendi stavolta. Giù. E ho sbagliato ancora. Dimmi che è la parte giusta. Ma è impossibile da schivare sta roba qua, veramente. Ah, qua comincia a sparare tantissime. Beh, tantissime è un parolone, però. Però sono più di prima. Dai che finisce. Continua, non lo smette. Posso andare dritto così. E vicolo cieco. E adesso? C'è un vicolo cieco, che faccio?
Sì, avete già visto la Pacifist, vero? Credo che sapete che succederà ora. Potremmo combattere qui. Ah, preferisce uccidermi facendomi cadere. Non è stata una mossa veramente saggia. Prima o poi tornerò. Sembra che qualcuno venga da di là. Oh, sei caduto giù. O no? Stai bene? Ecco, alzati. Eh? È un bel nome. Mio nome è? Sì, solita roba. Sapete già chi è perché la voce la riconosco. Ah, però funziona così. Non è che essendo la Genos cambia. Se forse se ammazzavo tutti, non cambiava. Ma è un po'. Sì, sempre 9, non cambia. È un po' il Doomiva. Sembra che è un normalissimo pazzo d'allenamento. Vuoi colpirlo? Ok. Tira un pugno fortissimo a cosa. Sembra buono. Comincia a farsi sentire. Comincia a farsi sentire. Sì, si è incavolato. A vedere un pupazzo incavolato, però. Fa un strano effetto. Folle, pensi che tu puoi farmi male? Io sono un fantasma che vive all'interno di questo. Lo chiamo pupazzo, però. Il mio cugino viveva dentro un pupazzo anche lui. Finché non sei arrivato tu. Ah, non solo le tue azioni gli hanno fatto lasciare casa, ma ora. Anche tutti i vicini se ne sono andati. Tipo inconcepibile o qualcosa di simile, giusto? Sei la persona peggiore che abbia mai potuto incontrare. Non sono mai stato così incavolato. Il mio livello di manichino sta andando fuori dai livelli normali. Si è spaccato. Questo sentimento è eureka. Umano, è il momento di emozioni incontrollate o qualcosa di simile? Ah, sembra che mi hai fatto fondere col dammi qua, come si chiama? Ah, mi sento pienamente corporeo? Sì, il mio sogno di tutta una vita si è realizzato. Comunque non ti fermerò. Che è stato quel rumore? Mi dispiace, devo farlo. Non pensavo si potesse uccidere, però. Addio. Se c'è una brutta persona che uccide la gente, tu non gli vai davanti e gli dici roba. Ma proprio tu non gli vai davanti. È questo il problema. Addirittura Temmie si può far fuori. Questo non lo sapevo. Mi dispiace. Però se aveva soldi, eh? Buon punch gli ho fatto. Oh. Di nuovo un Dain. Che cosa c'è? Un Dain? Sette anime umane. Con quel potere il nostro re Asgore Dremel, sappiamo tutti chi è, diventerà un dio. Mi sa che lo è già. Con quel potere potrete finalmente distruggere la barriera. Mi sa che siamo finiti tutta la storia, quindi non serve che sto per spiegarvela, però lo faccio lo stesso. E potrà finalmente riprendersi l'umanità. E sì, la superficie, sconfiggere l'umanità, ho sbagliato tutto. E ridargli la sofferenza e il dolore che ci hanno dato. Capito, umano? Questa è la tua unica chance di redenzione. Dacci la tua anima o la prenderò dal tuo corpo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, non sono più un pacifista. Dai, ti sfido. Ah, cavolo. Undain, ti aiuterò a combattere. Ha una lancia non so quanti millimetri dalla faccia. Wow. Ce l'hai fatta, Undain, proprio davanti a te. Ah, ok, sei proprio davanti al suo combattimento. Aspetta, con chi sta combattendo? Ehi, non lo direi ai miei genitori, vero? Credo sia peggio. Ossia del tipo che sono un genocida, Ah no, cavolo, non dovevo dirglielo. Ah beh, ormai lo sa, ormai lo sa. E siamo arrivati qua e li abbiamo sterminati tutti. Sì, mi sento in colpa di nuovo, purtroppo. Perché? Ma è una cosa che doveva essere fatta prima o poi. Ehi, sei tornato? Dimmi tutto. Credo che un po'. È un po' inquieto. Beh, credo che abbia capito cosa ho fatto, forse. Spero di no. Ehi, Undain mi ha detto di stare lontano da te. Ha detto che tu fai male a molta gente. Lo sa. Ma non è vero, giusto? Oh, cavolo. Ehi, perché non mi rispondi? E qual è quella strana espressione?
Cavolo. Amico. Cavolo, il mio cuore sta per uscire dal pezzo. Sì, nel senso che batte fortissimo. Cosa farebbe Undyne? Ehi, è meglio se ti fermi lì dove sei, perché se vuoi fare male a qualcuno, dovrai prima passare attraverso me e... Ok, sapevo che sarebbe arrivato, io ti avevo avvertito. Non dovevi... Ma guardate un po', sembra che gli sia passato sopra un trattore. Ok, passiamo ai fatti. Ok. Io ti avevo detto di non stare vicino al genocida. Ma non mi hai ascoltato. Addio. Già finito? Undai, ti sei... Sei fatto male? Cosa? Non è vero, non è niente. La prossima volta ascolta quando ti dico di andartene, ok? Undyne, mi prenderò qui. Ci penso io. Vattene da qui. Si sente in colpa e credo che faccia bene. Ah, ma l'abbiamo già fatta fuori, o no? Non è niente. No. No. In qualche modo con solo un colpo sono già... Cavolo. Papyrus, Alvis, Asgore, Papyrus, aia, Papyrus, non glielo dico, non glielo dico, non glielo dico. Proprio così ho fallito. È già finito? Ah, bello. Possiamo andare avanti? No, sembra che si stia spezzando in qualsiasi istante e potrei rompermi milioni di pezzi, ma nella mia anima... C'è un sentimento che non posso descrivere. Un sentimento bruciante che non mi lascia morire. Bello. E non è più solo per i mostri, vero? Se tu attraversi, se tu te ne, se tu passi di qua, tu distruggerai tutto, vero? Mostri, umani, tutto. Cavolo, umani non lo pensavo. Devi fermarmi assolutamente. Le speranze di tutti, i sogni di tutti se ne andranno in un istante. Ma io non lascerò che lo farai. Proprio ora, tutti in questo mondo, posso sentire il loro battito di tutti. Abbiamo tutti un obiettivo, sconfiggerti. Umano, non importa cosa sai, cosa sei. Per il destino di tutto il mondo, io ti batterò. Oh cavolo, qua mi sa che sei incavolata. Cavolo. Dovrei fare un po' più forte di così. Oh cavolo, è diventata Super Undyne. Super Saiyan chi? Chi? Non so chi sia. Oh, Undyne l'immortale. Sì, va bene, la non morente. Suona meglio l'immortale. Oh, 1400! Che cavolo! Quanta vita! Oh, qualcuno di voi sta... Cavolo, ho preso colpo! Non dovevo prendere colpo, malissimo. Il vento soffia e mi stupirei se non soffiasse. Cavolo, quanta poca vita gli tolgo. Qualcuno di voi sta ridendo, ma perché voleva vedermi morto prima o poi. Non sarà adesso che crollerò. Forse dopo. Forse che secondo voi io ci casco in questa... ci sono cascato. Cavolo, ma è lenta, ma è mortale sta roba. Hai visto? No, devo curarmi, sto morendo. Pezzo di neve. Adesso si va pesante, eh? Ok, si va liberi, perfetto, come piace a me. Non mi piaceva stare chiusi in quel triangolo, in quel quadratino verde. Ok, ora vedremo chi è il combattente più forte di tutto il mondo. Se io o te. Oh, non è complicato, non è complicato. Questa qua è la più facile, secondo me. No, sono tornato verde. Sono diventato mini Hulk. La forza è quella. No, e non ho preso bene i comandi. Lo so, lo so. Sarei mancino, ma sto andando con la de... No, cavolo, ho fatto pochissimo. No, non è complicata. Almeno finché non impari la tecnica. Via, 1380. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pensi di farmi fuori così, forse? Però mi ha fatto male, sì. Il pezzo di neve, però, Crab Apple. 18 cap... Oh, che cos'è sta roba? Non sarà con questi trucchetti che mi farei fuori. Ok, forse sì, ma non adesso. Ah, velocità aumentata. Wow, sono Superman. Allora, io pensavo, ma sì, tanto una ne ho già fatta, è facile. Col cavolo, mi sta spezzando. Forse
forse sei, forse è veramente il combattente più forte di tutto l'underground. Sì, state ridendo, scommetto. No, devo curarmi, sennò qua non esco più. Ma... Ah, già ho capito, ho capito. Peccato che non ne fa due di fila così, sennò sennò sarebbe facile. Ma invece non deve essere facile il gioco. Ok. Fin qua ho capito. No, come non detto. Mi sono incasinato un secondo. Però toglie di vita, eh. Abbiamo finito quasi tutte le cure. Sto facendo un po' schifo. No, lentissima, è mortale. È mortale, è lenta, è lenta. È come un tumore, è lentissimo a salire, quando arriva però sei morto. Oh, ce l'ho fatta. Vediamo un po'. No, madò, ecco perché perdo. Vediamo un po', passate attraverso. Sì, passate attraverso, bene. Io non ci sto a capire nulla. Io giro in tondo, come si fa. Fare un boss di Dark Souls, devi girargli in tondo. Noi ci ridiamo e scherziamo, però se non giravo in tondo morivo lì, eh. 1300 Undyne, quando è che muori? I miei iscritti... Allora, tra quelli che mi vogliono morti, i miei iscritti sono i primi. Ma... Non sarà oggi che perderò. Cavolo, cavolo, ho messo malissimo, voi ridete. O almeno so che qualcuno mi vuole morto, so già chi è. E so che sta guardando il video, sì. Sto parlando con te, C. Colpo critico. No, questo qua è facile. No, questo qua è facile, oh mio Dio, siamo tutti morti. Ah, no, si è incantata la freccia. Pensavo di portarla, no, la Pai. Pensavo di portarla alla fine del gioco, ma... Peccato. È l'ultimo ricordo che ho di Toriel. Ma devo usarla ora, se no non uscirò mai di qui. O almeno non adesso, non questa volta. Ma tornerò, tornerò più forte di prima. Questo è un avvertimento se muoio. Avanti Undyne. So che è la determinazione dei mostri, ma io sono la determinazione di peggio. Cavolo, sono morto. Vabbè. Il metodo l'ho capito, so che state ridendo, ma... È l'ultima volta che muoio. Una volta va bene. Ma ora... Ora si gioca sul serio. Basta esperimenti. Vediamo un po' chi è il vero combattente. Ho capito come giochi Undyne. Non è così difficile come tutti pensano. Infatti... Vediamo un po'. Quello potente, eh? Benissimo. Dai che si va forti. Poi solamente destra e sinistra. Vedete come ho imparato? Tac, vediamo un po'. Spero che sta qua non sia difficile. No, quella lenta! Quella lenta è mortale, quella lenta è mortale. I colpi lenti sono mortalissimi. Oh, però ce l'ho fatta, però ce l'ho fatta. Non è più mortale. Quanto manca che muoia. Ne manca. E voglia te, altri 200 colpi. Però anche per me ci vorranno altrettanti 200 colpi per farmi fuori. Mi sono distratto. Sto scherzando, non mi sono distratto. L'ho presa in... 840, la vergogna dei colpi. 1000-1500, arriva quel colpo a 800. Ma che vuoi fare? Che è una carezza. Questa qua deve essere potente. 1600, minchia se era potente. Oh. Puoi fargli veloci finché vuoi i colpi, ma finché li vedo non mi puoi colpire. Cavolo, quasi critico. Beh, critico è un parolone, li tolgo solo 100 in più, E di vita ne ha tipo 20.000. Ho sparato a caso, ma presa poco. Qua è facile. E qua è altrettanto facile. Arroganza, portami via. Sta facendo interessante la partita, Pensavo fosse più... No, questa qua è abbastanza complicata. Ho dovuto metterci un po' per impararla. Infatti vedete che prima sono morto come un pirla. Ma non proprio, non so quanti ci sono riusciti qua a farlo senza prendere colpo. No, no, Undyne non adesso, grazie, Undyne, grazie. È il pezzo di neve però. Che sta di qua, che? Boh, ho parlato in una lingua antichissima. Prima ancora del latino c'era questa lingua qui. Vabbè, questa qua, mi è capita. Attenta, attack. Sapete che quelli gialli ti fanno il giro e ti fanno... Manz, là dietro. Ah. No, dai, non puoi mettermi sti colpetti così facili. Però ci sono cascato lo stesso. No, mai rischiare. Mai rischiare.
Ah, è vero, i colpetti lenti. No, 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 i colpetti lenti. Ti ho detto di non fare i colpetti lenti. Cavolo. L'ho parata. Una l'ho parata per miracolo. Purissimo miracolo. Dai, sai che sta arrivando la tua fine, quindi accettala e basta. Nessuno può fermare un umano determinato. Però io posso fermare un mostro determinato. Devi solo scegliere quando. Madonna mia, 7 di vita! Ah, recupera 50. Questo ormai ben capito sul gioco. Devi attendere quando si fermano. Dai, ti prego, manca un colpo. Manca un colpo. Manca un colpo. Due massimo, ma non sarà questo a fermarmi. Avanti, colpiscimi. È un rischio, è un rischio. Ma lo faccio per voi. No, 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 no. Ah, ok. Io allora abbiamo la vittoria in pugno. Abbiamo la vittoria in pugno un paio di scatole. Ok. È stato un bel combattimento, Unai, lo devo ammettere. È stato il mostro più forte che abbia mai incontrato. Il guerriero più potente, la determinazione. È stato bello combattere da determinato a determinato. Ma è tempo di finirla. Addio. È stato bello combattere, davvero. Dannazione. Neanche questo potere era abbastanza? Se pensi che io abbandoni le speranze, hai sbagliato completamente. Perché ho i miei amici dietro di me. Alphys mi ha detto che mi avrebbe visto combattere contro di te. E se tutto fosse andato sbagliato, lei avrebbe evacuato la zona. Ora ha chiamato Asgore e gli ha detto di assorbire le 6 anime umane. Cavolo, diventerà fortissimo. E con quel potere, questo mondo vivrà ancora. Però non possiamo imputargli niente. Ha tentato tutto per tutto contro un genocida che non poteva essere fermato. Possiamo solo applaudire. Però siamo stati stronzi, lo ammettiamo. Determinazione. Cavolo, se ci voleva qua te determinazione, se no dove andavo qui a fare da. Ci ho solo provato, come avete visto, due volte. Due volte. Bastava e avanzava per imparare le mosse. Qua addirittura la lucetta. Benvenuti. Benvenuti alle Hotland si è spenta perché. Neppure Sans c'è qua a lavorare. Non ha mai lavorato in vita sua, ma. Vabbè, lo conosco fin troppo bene. Sono sparite anche le guardie. Ah, ma non posso passare. Volevi? 40! 40 mostri. Sono tantissimi! Sono tantissimi. Comunque, riepiloghiamo. È stata una battaglia fighissima. Fighissima, però devo ammetterlo. E forse sarà il mostro più forte che incontreremo. Quello più resistente di tutti. Però neanche la determinazione dei mostri è bastata a fermarmi. Quindi. Avete presente chi abbiamo qui davanti? Abbiamo un mostro che non può essere fermato. Chissà se troveremo qualcosa di. Chissà se la nostra forza irrefrenabile troverà un oggetto inamovibile. Sono molto curioso di saperlo. Beh. Siete arrivati fino a questo punto senza spegnere il video e mettere un dislike e commentare con spero che Sans ti prenda a scalci nel lì. Vi dico grazie per aver seguito il video e spero che continuerete a seguire questa serie e altre. Ciao a tutti!